Allora, facciamo una presentazione che è assolutamente superflua, perché credo che a Perugia chi ha seguito minimamente o ama minimamente il Perugia conosce Giovanni Pagliari. Quindi lascio a voi subito e a lui la parola perché fortunatamente in questa occasione non ho bisogno di presentarmi. Prima deve essere un commento spontaneo. Ma è un momento di estrema gioia, vedo delle foto e penso che su qualcuna c'ero anche io, perciò la felicità naturalmente dall'altra parte un po' ci siamo invecchiati, a parte gli scherzi è una gioia immensa, ripeto, per chi come me ha messo quasi 200 volte la maglia del grifo, venire qui a allenare era penso il massimo delle mie aspirazioni. Con grande gioia e entusiasmo, è normale che dopo la gioia iniziale poi subentrano le responsabilità, perché poi comincio subito il campionato, ho già tempo per prepararlo, però ho visto subito una squadra con un buon gruppo tra giovani e meno giovani, con grande voglia e mettersi a disposizione, perciò sotto questo aspetto sono molto contento, sono molto soddisfatto. Come è stata la chiamata? Attesa, Ma molto aspettavo, infatti ero a Londra io a vedere i giocatori della corona, in vacanza con la famiglia, perciò no, non era attesa, non pensavo proprio. Però quando ho sentito la voce di Marco, insomma, Londra o Sud America, ho sentito il grifo, insomma mi sembrava un po' troppo bello. Siccome non mi illudo più di niente in questo viaggio, perché nonostante negli ultimi anni vinci i campionati, fai bene e ti trovi a spasso, non mi illudo più di niente. Poi quando ho visto la cosa invece aveva un seguito, insomma, mi sono messo subito con entusiasmo. Tra l'altro con Marco abbiamo lavorato insieme a Quattro Tallino, che conosciamo anche molto molto bene, perciò abbiamo avuto già un'esperienza positiva là. Mi auguro, ripeto, di mettere a disposizione tutto il mio entusiasmo, anche a voi, alla mia conoscenza di calcio, per quello che sono le ambizioni di questa società, sapendo che dobbiamo fare un campionato difficile, che vincere è sempre difficile, in tutte le categorie, però noi dobbiamo creare le basi per vincere, perché le basi per vincere significa costruire un gruppo forte, una marca, ma tra un ambiente di grande entusiasmo tra tifosi, quello che era un po' il mio vecchio grifo, insomma, con la società, tifosi, giornalisti, era veramente, anche se sono cambiati i tempi, penso quando ci sia grande passione, entusiasmo e voglia, questo, i tempi non passano mai, perché se siamo qui a parlare di calcio dopo 20 anni che io ero qui, ho detto 20, ma ahimè, qualcuno in più, perché ero 81, diciamo, 27, l'ultima volta però era 20, perché era 90, però non è. Perciò significa che qualcosa di trascinante possiamo fare veramente, perché io penso che il Curi pieno, il Curi con grande entusiasmo, c'è cioè poche altre piazze, non dico di questo girone d'Italia. Senti, io ti trovi a prendere questa squadra a 4 giorni dalla prima partita di campionato, quindi con problemi ovviamente superiori. Sì, Qual è la cosa che pensi di poter fare che dentro 4 giorni sono pochi? ma quello che ho trovato è lo spirito, far capire subito quali sono le mie idee a livello sia di gruppo che di concezione anche di calcio. Però l'importante, io penso che al di là, io mi vedrete poi se venite a vedere gli allenamenti, mi piace l'organizzazione tattica per le parti, per tutto, però io penso che senza cuore, senza gruppo, senza unità di intenti, io penso che non si vinca mai. Io 2 anni fa ho vinto a Foligno con una squadra che era partita dalla salvezza quasi del play-out, non eravamo assolutissimamente, anche se qualcuno ha voluto credere il contrario, più forti, ma alla fine eravamo nettamente superiori a tutti, perché è stato un gruppo di veri uomini. E allora, secondo me, al di là delle individualità, che qui ce ne sono tante, brave, dobbiamo creare veramente un'unità di intenti che ci porta a
a vedere sopra quello che è proprio io, ma è quello del gruppo. Io credo fortemente in questo. Quel materiale, quel materiale che c'hai, che hai visto già sul campo, c'è qualche indizio sul modo didattico? Oppure... Ma sai, il modo didattico, io ho giocato sempre in una certa maniera, variando, anche l'anno scorso a Monza, addirittura un paio di partite ho giocato a tre, ma io gioco sempre con un 4-4-2, ma secondo me l'importante è l'occupazione dello spazio, perché anche il 4-4-2, se c'è il culto del De Giorgio il discorso, se c'è due esterni più portati alla difesa è un altro. Perciò i numeri a me non piacciono, a me piace il lavoro sul campo e l'occupazione dello spazio. E soprattutto io penso che i campionati li vinca chi è organizzato e non prende gol, non chi ne fa uno in più. Perché io ho vinto i campionati 2-3 e ho fatto i playoff quando c'era l'equilibrio tra i reparti. Io non penso che le squadre che vincono 4-3 vincono i campionati, di questo sono convintissimo. Le statistiche, i numeri vanno chiari, penso per me l'equilibrio delle parti, e questo non vuol dire, perché conosco anche la piazza di Perugia, non vuol dire che noi non dobbiamo fare un gran calcio e provare in tutte le maniere a giocare il calcio bene, perché so anche che bisogna giocare il calcio bene e provarci, però ci vuole l'equilibrio secondo me della squadra che ti porta alla vittoria. Non penso che l'individualità ti faccia vincere. Ma in questi giorni pensa di cambiare qualcosa o di lasciare quello che è il lavoro fatto fino ad oggi? Cioè in previsione di una partita? Guarda, io fino adesso non so quel lavoro è stato fatto da stessi giorni. Io questo è il lavoro che penso io penso che la squadra si deve difendere e attaccare in tutte le maniere con tutti gli uomini. Se gli attaccanti possono fare il loro buon lavoro da attaccanti per indirizzare la fase di non possesso, io penso che ci sia decidere essere raziocinio nell'organizzazione, perciò io penso cioè sarà subito la sua impronta la quella che fa possesso, ma anche perché ripeto io per voi rispetto perciò che ne hai, però non parlo mai né del con l'allenatore, anche se lo conosco, è successo altre volte, né dell'allenatore, perché lui non c'è il suo metodo, ci mancherebbe. Rispetto tutto e tutti, è stato sempre il mio lavoro, so che è difficile fare questo mestiere, ripeto, adesso io ho una fortuna che devo sfruttarla nei migliori modi, perché penso che Perugia sia veramente un'occasione per me importante e per la società che mi ha dato questa possibilità. Mister, ma è la prima vera volta che comunque nella sua carriera di allenatore ha le mani una squadra che deve vincere, vedendo anche le squadre che ha allenato in passato, ha parlato di Foligno in un grande campionato, comunque non partivate per favore del prossimo. Quest'anno questa è una squadra comunque importante. Sì, ma sostanza, e poi al di là della categoria sono stata a Valenza, con il mio presidente Moreo, non pensare che in C2 che siamo certo. Alla finalissima dei playoff e lui non voleva vincere. Sono stato a Monza l'anno scorso, non penso che non voleva vincere, siamo stati lì fino all'ultimo. Dopo, ripeto, il voler vincere non te lo dà il nome, te lo dà il progetto che c'è dietro. Perché è troppo facile dire chi non vuole vincere, Ferri buttava giù a tutti per vincere, ha ammazzato e menava tutti, Marco non vuole vincere, è il progetto che c'è dietro per vincere, se no è troppo semplice. Non è il nome Perugia che ci fa vincere, è l'organizzazione indietro di tutti, anche perché avere il nome di Perugia è uno svantaggio, perché se vai a Potenza, battere il Perugia, la soddisfazione più grossa di battere il Benevento, perciò è che devi essere organizzato in tutto e per tutto per essere superiore anche a queste cose qui. Giovanni, scusa, gli uomini si fanno o debbono esserlo prima che arrivino? Tu dicevi è importante che la squadra sia formata.